Sì, questo passaggio sotto il traliccio me lo ricordo bene dai video, che ho già visto, quindi ottimo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo a San Giorgio, andiamo subito a fare al brucio il vipera, infatti sono già in cima, qua siamo alla bacheca, là inizia il vipera. Di nuovo oggi sono salito da, dovrebbe essere questa la strada che ho fatto per salire, ok? Di nuovo lato ovest, però ho parcheggiato lato est, quindi strada Galli, dove c'è l'autolavaggio, tanto per capirci. Oggi ho scelto una giornata un po' così così, un po' calda, sono partito alle 3:30, benché la salita fosse insomma quasi tutta all'ombra, quei pochi sprazzi esposti al sole sono stati davvero duri, quindi oggi è proprio una delle prime giornate dove fa caldo caldo caldo. In ogni caso ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo subito a fare il vipera, è la prima volta che lo faccio, quindi non so esattamente cosa aspettarmi. Montaggio cesti, quindi seguo i vostri consigli che non avete apprezzato molto il montaggio sul manubrio, in effetti vedendolo al chiantore veniva un po' mal di testa. E niente, ci vediamo direttamente nel sentiero e poi alla fine facciamo i commenti finali, a dopo. Allora, si parte al vipera, prima volta che lo faccio, quindi andiamoci piano. Oh già, vedo già dei bei passagelli. Sembra già carino, eh? Già il chiantore l'avevo trovato abbastanza tosto. Questo mi dicono che è piuttosto. Qua stavo sbarellando. Mi dicono anche che è un po' scassato, ma... Figo. Come al solito... Questi bisognerebbe farli un po' di volte. Allora, proprio non so, dovrebbe essere, seguiamo la traccia. Spero sia giusto, ma mi sembra proprio di sì. Qua c'è il passaggio in mezzo all'albero. Oh, bastardino. Wow. Il passaggio in mezzo all'albero, in mezzo agli alberi, l'avevo visto, l'ho riconosciuto, l'ho già visto in altri video. Sembra... non mi sono fidato a farlo. Qua c'è un bivio, ma secondo me si va qua a sinistra, credo, spero. Merda, è un cazzo. Speriamo sia giusto. Ma non è, sembrano, sembra impossibili sti passaggi, poi alla fine... Qua c'era il droppino, prossima volta speriamo sia di qua. Sì, questo passaggio sotto il traliccio me lo ricordo bene dai video, che ho già visto, quindi ottimo, bello. Oh, sei scassato. Ok. Rilancino. Sì, questo capisco perché lo segnalano come nera. Questi passaggi
se non li fai la prima volta sono un po' stronzetti. Però wow, freeridone al viperone. Eh sì, decisamente tosto. Anche qua, se uno conosce, c'è anche da fare saltini qua e là. Ricorda il 65 di Superga per certi tratti. Togata. Difficile, eh? Allora, sarà di qua, credo. La trial qua. Bello, però. Che figo. Qua sono. Wow. Anche questo, come chiantore, è assolutamente da rifà. Dunque, sarà di qua il passaggio. Wow. Dio fa, qua sì che c'è da fare scuola. Madonna che sturia il vipera, ragazzi. Diciamo che me lo sono studiato adesso, penso di averlo capito. Anche qua. Bello scassato sta parte finale. Fantastico. Ecco, questo è proprio solo un trasferimento sulle pietre, un po' palloso. Vabbè, direi che il vipera mi pare che sia finito. Oh, strada. E qua siamo già di rientro al parcheggio dell'autolavaggio, alla macchina. Ed eccoci qua già di rientro, ragazzi, siamo qua, c'è l'autolavaggio. Ho fatto bene a lasciare la macchina da questo lato, anche se da qua ad andare poi a prendere la salita dal lato ovest sotto il sole è dura, non è banale. Poi inizia la salita è tutta quasi all'ombra, ma quei pochi sprazzi di sole
sono stati veramente tosti. In ogni caso, vabbè, ho scelto anche un orario delle balle, sono partito alle 3:30, quindi oggi è una giornata veramente caldissima. Detto questo, il Vipera ne vale davvero la pena. Ovviamente era la prima volta che lo facevo, non sapevo cosa aspettarmi, ho riconosciuto qualche punto chiave nel tracciato che ho visto dai video. Rifarli poi tutti quanti una seconda volta sarà poi tutta un'altra storia. Devo dire però breve ma molto intenso questo Vipera, davvero bello, difficile, capisco perché lo segnalano come nera. Il Chiantore è un po' più facile, più bello complessivamente il Chiantore perché è più lungo, però è un po' più facile effettivamente. Il Vipera segnalato come nera è bello tosto, quindi immagino che anche l'altra nera, Rocca della Madonna, sia bella tosta. Ho già fatto anche i cinghiali, però insomma posso già fare una piccola classifica. Devo dire il primo posto il Chiantore, poi il Vipera, poi i cinghiali, proveremo poi anche Rocca della Madonna. L'ideale qua sarebbe venire con un'elettrica. Se trovo qualcuno che me la noleggia, se conoscete qualcuno che noleggia, non si trova più nessuno per noleggiare un'elettrica decente a Torino, verrei poi qua con un'elettrica e effettivamente in una giornata te le provi tutte, così te le smazzi bene, poi quando vieni con la muscolare, insomma, sai, avendoli fatti tutti, sai poi quello che ti aspetta. Ad ogni modo, veramente promosso questo Vipera, fighissimo questo contesto San Giorgio. Ricordatevi nel frattempo iscrivetevi al canale, ragazzi, e ci vediamo alla prossima avventura nei sentieri. Ciao!